Buongiorno a tutti e bentornati a Pornopolitica, la nuova puntata di Pornopolitica. È insomma un talk, il web talk, che non ha niente a che fare con la pornografia, ci tengo a precisarlo, ma parla di pornopolitica, ovvero quella politica pronta a soddisfare i bisogni immediati, a grattare, come dire, no, solleticare la pancia e che appunto ha una visione immediatissima di un giorno, 2 giorni, massimo una settimana. Oggi ho come ospite qui con me colui che io potrei definire il padre spirituale di pornopolitica, è ovvero Luigi Di Gregorio, che abbiamo già qui online in contatto Skype. Ciao Luigi. Ciao, buongiorno. Oh, perché dico padre spirituale? Perché io sono stato illuminato sulla via della pornopolitica dopo aver letto questo libro, Demopatia, sintomi, diagnosi e terapie del malessere democratico, Rubettino editore. E questo libro, insomma, c'è tanta, tanta, tanta roba. Quando ti ho detto ti invito al mio nuovo web talk Pornopolitica, tu mi hai detto: ah, però, che bel titolo. Sì. Perché? Perché? No, intanto grazie per il padre spirituale e grazie per aver precisato che non tratta di pornografia, altrimenti No, devo farlo, sai perché? Sai perché? Perché se no. l'associazione era pericolosa. No, perché se no poi, capito, Facebook, Spotify, Già. podcast Apple controllano. E chiaramente leggendo porno vanno subito a vedere: ma che è sta roba? Quindi devo dirlo nei primi proprio 20 secondi che non è pornografia. Chiaro. E invece l'hai descritta bene, diciamo, i termini di pornopolitica sono sicuramente in linea con quanto ho scritto in Demopatia. Quindi ti ringrazio per questo invito, è sempre un piacere chiacchierare con te. Di che parliamo oggi? Oggi parliamo del fatto che a quanto pare, dopo il voto dell'Emilia Romagna, dopo i primi sondaggi che danno Salvini in un leggero calo, qualcuno inizia a parlare del fatto che il populismo può essere entrato in crisi. Ma io quando sento questa cosa ne rido di ciò, perché non ci credo, sbaglio? No, per me non sbagli, poi vediamo, la realtà ci dirà appunto chi ha ragione e chi no. Io credo che l'Emilia Romagna sia stata un po' una grande illusione ottica per un po' di commentatori anche italiani, nel senso che, come dire, dall'esultanza post-voto sembrava quasi, come dire, che avessero espugnato il Veneto o la Lombardia, quando in realtà, insomma, la notizia sarebbe stata una vittoria della Lega, in realtà. Certo. In Emilia Romagna e capisco l'entusiasmo del pericolo scampato, ecco quello sì, però da qui a, dal loro punto di vista ovviamente, però da qui a trasformare l'Emilia Romagna nell'Italia o addirittura nell'Occidente, perché questo probabilmente alcuni stanno facendo, mi sembra eccessivo. Io credo che lo stile populistico sia, come ho scritto anche nel libro, sia una chiave necessaria per ottenere consenso ovunque nelle democrazie occidentali, perché te lo richiede il sistema, cioè Cioè, te lo ormai è una richiede. cifra stilistica, Eh sì. come dire, irrinunciabile, alla quale nessuno può rinunciare, né il centrodestra, né il centrosinistra, né il centrocentro, né il centrosù e né il centrogiù. Diciamo che chi rinuncia poi ne trae le conseguenze, nel senso che puoi provarci a non farlo e di solito non prendi un voto, sparisci dal. Guarda, per esempio, ieri, prendiamo la vicenda del coronavirus, che diciamo così Sì. stiamo sull'attualità. Stiamo sul pezzo. Allora, al momento mi pare che in Italia ci siano 2 o 3 infettati, insomma, adesso non, e stanno tutti allo Spallanzani, quindi all'ospedale specializzato per malattie infettive, quindi sotto controllo. E ieri il governo che fa? Il decreto di emergenza coronavirus. Questo per me è in qualche modo populismo. Poi, vabbè, magari ha Spiega fatto bene perché, a spiega farlo. perché, spiega perché. Perché comunque, insomma, dati i casi così ridotti, diciamo, se il coronavirus non fosse in realtà argomento degli argomenti sui media in questo momento, non ci sarebbe stato nessun decreto. Emergenza coronavirus.
Cioè, in pratica, con le malattie, le epidemie o pandemie vere o presunte, io dico vere o presunte perché molte hanno avuto numeri molto più bassi delle aspettative, molto più bassi degli allarmi creati sui media, e soprattutto spesso queste malattie nascono e muoiono sui media, nel senso che noi le scopriamo per via dei titoloni, appunto sui giornali o in televisione, e Sì. poi scopriamo che sono finite quando in realtà non leggiamo più niente. Quando è finita la mosca pazza? E quindi più che il coronavirus, forse poi ci prende la demopatia, lasciami questa Sì, è battuta. un panico Panico. da villaggio globale, avrebbe detto McLuhan, no? Perché appunto l'effetto più interessante della globalizzazione è che tutto quello che succede e che fa notizia o allarme appunto ovunque nel mondo, poi tutto il mondo lo vive come se fosse lì. Questo con le malattie avviene sistematicamente, così come avviene con gli attentati terroristici, no? Se c'è un attentato a Parigi o a Londra, immediatamente a Roma ti chiama mamma e ti dice non prendere la metro, no? Senti, ciò che è interessante del tuo libro, almeno quello che io trovo che sia interessante del tuo libro, è laddove tu vai a definire, la politica come bene di consumo, cioè ormai diventa un bene di consumo e di fruizione quotidiana. Quindi l'elettore si aspetta, e questa magari è anche una riflessione che ci aggiungo, si aspetta una politica su misura, cioè un contenuto politico, mass mediatico soprattutto, su misura per se stesso. Un po' come se ciascun elettore cittadino si scaricasse, no, l'app per farsi la proposta politica su misura, no? Quindi gli cambio il colore, gli cambio, no, la forma. È corretto questo? Sì, intanto diciamo due cose. Noi siamo sempre più consumatori e sempre meno cittadini, nel senso che il nostro modo proprio di vivere e di ragionare è sempre più orientato a logiche di consumo, quindi a logiche tipo qui e ora, tutto è subito, gratificazioni immediate, usa e getta quando possibile. Queste sono, diciamo, le grandi eredità, diciamo, della società dei consumi. E chiaramente la politica non è esente da questo. Qual è la difficoltà, però, la ragione per cui poi siamo perennemente insoddisfatti dalla politica? Proviamo a fare un raffronto tra delle grandi imprese, magari digitali, e perché funzionano sul web, e una grande impresa pubblica, come può essere appunto un governo, uno Stato. Allora, perché Amazon funziona e ci piace, e il nostro governo raramente? Perché Amazon è una piattaforma, quindi ormai diciamo ci offre servizi e beni a tutto spiano, fino ai film, fino alla musica e prodotti di ogni tipo, ma ci garantisce la gratificazione immediata. Cioè, nel momento in cui noi clicchiamo acquisti, acquisto, io ho un libro nello stesso giorno, ho il So che film mi arriva il giorno immediatamente. dopo, certo, so che mi arriva il Esatto. giorno dopo, fra 2 giorni massimo, insomma. E questo purtroppo la politica non lo può garantire nei fatti, anzi, intanto perché appunto la domanda è infinita, ognuno di noi ha N desiderata, diciamo, rivolti alla politica, e ovviamente non li può risolvere tutti quanti, ma soprattutto ha tempi e logiche molto diverse, anche risorse limitate, chiaramente. Quindi questo crea un vicolo cieco, in qualche modo un circolo vizioso, perché noi abbiamo le stesse aspettative che abbiamo per Amazon, per il nostro governo, ma il nostro governo non ha, quale che sia il governo, non ha le leve per risolvere i problemi in tempo reale come fa Amazon o come fa Netflix o come fa Facebook, nel senso che quelle gratificazioni immediate non le possiamo avere. E questo genera quindi un errore proprio di prospettiva in tutti i cittadini che hanno appunto quelle aspettative anche dalla politica, e la politica finisce per avvilupparsi in una continua spirale quasi depressiva, no? Certo, è quindi il populismo più che altro, cioè che cosa c'è dietro al populismo? C'è tanto di questo, c'è tanto di aspettative da parte dell'elettore consumatore, mi verrebbe da dire, e del Esatto. politico che, come tu definisci, follower, cioè il politico che ormai non è che segue, che chiede al popolo di seguirlo, ma che fa? Segue il popolo. Sì, lo insegue quasi, insegue l'opinione pubblica, anche perché appunto, se è vero quello che abbiamo detto prima, io politico so che non posso soddisfare tutti i desiderata del popolo, e soprattutto non nei tempi in cui si aspetta questa soddisfazione, e allora sfrutto
sposto, diciamo, la partita sul fronte della comunicazione, perché lì sì lo posso gratificare immediatamente. Quindi io non ti posso gratificare con politiche pubbliche nel breve termine. Io ti posso gratificare nel breve termine con slogan, con effetti annuncio, con appunto frasi mobilitanti, con messaggi che arrivano. E anche perché spesso poi questi messaggi generano delle conseguenze reali in realtà. Cioè, quando Salvini fa il famoso post con l'hashtag chiudiamo i porti, lui non li ha chiusi, lo sappiamo, i porti dal punto di vista Non legale e è acquisito mai formale. nessuno, più che altro, cioè, Esatto, perché non ne aveva, diciamo, fortunatamente. i prerequisiti, no, mezza Italia gli ha creduto. Quindi a questo punto la politica si rifugia, diciamo, nella comunicazione anche per generare quella che è la cosiddetta legge di Thomas, cioè quando gli individui definiscono come reali certe situazioni, esse saranno reali nelle loro conseguenze. Quindi io non ho le armi vere per chiudere i porti davvero, ma se lo dico e la gente mi crede, io il risultato l'ho ottenuto lo stesso. E questo Certo. è tipicamente populistico. Sì, e questa è la pornopolitica poi, no? Ecco perché tu sei il mio padre spirituale, perché tu sei colui che ha scritto nero su bianco, non l'unico, adesso non l'unico, ma insomma, ci mancherebbe anche altri docenti. Tra l'altro, insomma, stiamo parlando con Luigi Di Gregorio, autore del libro Demopatia, Sintomi, diagnosi e terapie del malessere democratico, Rubbettino editore. E tu comunque sei, insomma, questo non lo dico mai quando ti invito, comunque lo dico sempre un po' dopo. Tu sei appunto docente di comunicazione politica, giusto? A Tor Giusto, Vergata, giusto. a Roma, a Tordo, No, a a Viterbo. Viterbo, a Viterbo, vedi, stavo Viterbo e a Roma in qualche master, in qualche master, vari, Luis, quindi, Link. Ma più che altro lui è colui che ha scritto Demopatia per me, no? Nella mia testa, ed è colui che appunto mi ha ispirato questo talk, Pornopolitica, è proprio il titolo, il nome, perché è questo, cioè questo tipo di populismo, quindi la soddisfazione dell'aspettativa, la soddisfazione poi meramente mediatica, se vogliamo, no? Del bisogno impellente è la pornopolitica, e non è di destra, di sinistra. Certo, a volte è molto, spesse volte è molto più di Salvini, quindi comunque del centrodestra, ma comunque anche del centrosinistra. Per esempio, fammi un esempio di pornopolitica, cioè populismo del centrosinistra. Un fenomeno, una cosa che ti viene in mente Ma negli ultimi diciamo tempi? il primo anno, anno e mezzo di Renzi al governo lo è stato molto, no? No, non è un caso se Renzi sia riuscito, diciamo, nelle elezioni europee del 2014 ad arrivare al 48 prosciugando pezzi di elettorato del Movimento 5 Stelle, che era un elettorato molto propenso, diciamo, a un atteggiamento populista, no? Perché proviamo a definire un attimo il populismo. Ovviamente sul populismo c'è una letteratura sterminata, E ora quindi 10.000. ce ne parlerai per circa un'ora e mezza, no? No, no, adesso proviamo a trarre tre caratteristiche fondamentali. Una è presentarsi come io sono il popolo e gli altri no, gli altri rappresentano le élite cattive, quelle che ti hanno tradito, eccetera, eccetera. E quello è, per esempio, era tipico del Movimento 5 Stelle, forse più che degli altri partiti, no? Quando dice adesso tocca a noi, tutti a Certo. casa, questo vuol dire in sintesi. Al di là di quello c'è appunto uno stile populistico. Stile populistico è lo stile da follower, appunto da followership. Se io inseguo il popolo anziché portarlo dalla mia parte, è un'altra caratteristica appunto populistica. E la terza è ridurre clamorosamente la complessità e proporre soluzioni semplici. Quindi noi siamo nella società più complessa e interdipendente di sempre, dove appunto infezione o infettato in Cina magari fa calare le borse di tutto il mondo immediatamente, eppure il politico populista tende a proporre soluzioni molto semplici per problemi così complessi. E Certo. perché lo fa? Perché arrivano prima, perché è più semplice veicolarle sui media, perché è più semplice per il cittadino medio comprenderle e quindi ottenere l'effetto di gratificazione immediata semplicemente appunto con un annuncio. Certo, tu avevi detto che il governo Renzi l'anno e mezzo è stato appunto populismo, che in questo talk si definisce pornopolitica. Mi ricordo il cronoprogramma, a un certo punto uscì fuori col Certo. cronoprogramma delle cose da fare, quindi insomma, poi no,
Chiaramente poi sostituito a stretto giro da Matteo Salvini in questo stile proprio di fare la politica. Salvini, secondo te, in una fase in cui può aver finito un pochino la spinta pornopolitica, cioè la spinta populista in questo frangente, deve reinventarsi? Che deve fare, secondo te? Se deve fare C'è un qualcosa. aspetto che non abbiamo ancora affrontato. Un'altra cosa tipica della società dei consumi e della mente del consumatore, appunto, è la voglia di novità. Cioè, noi, nella logica dell'usa e getta, ovviamente, che cosa c'è? Che siamo bramosi di fare un nuovo acquisto, ma nel momento in cui lo acquistiamo già ci ha stancato, già siamo pronti al prossimo. Basta vedere, che ne so, le automobili, no? Quanto dura oggi un modello tipo di BMW Serie 1, Mercedes Classe A, questi un po' più accessibili, più o meno fanno un restyling all'anno ormai. Sì. Per È la stessa macchina alla quale cambiano qualche linea sì, di qualche cosina, carrozzeria. e quel qualcosina serve a dirti che la tua è già vecchia, fondamentalmente, e quindi a, diciamo, instillarti in testa il concetto dell'obsolescenza psicologica o simbolica. Cioè, mi dispiace, c'è un anno, ma già regolati di conseguenza. Non a caso il mercato delle automobili ormai ha inventato un sistema finanziario di fatto per non acquistarle mai, no? È una Certo. specie di leasing infinito, che è un modo anche per fidelizzarti al marchio, nel senso che non puoi mai pagare quella maxi rata finale, quindi sei costretto a utilizzare quella marca. Allora, questo nella politica che cosa vuol dire? Che le carriere dei singoli leader, che possiamo equiparare a brand o forse addirittura a singoli prodotti, in commercio, sono sempre più brevi, perché appunto sono brevi ma intense, potremmo dire, cioè devono colpire e catturare la nostra attenzione per emergere, per essere percepiti. A quel punto hanno sicuramente, se ci riescono, un buon livello di consenso, ma più ci colpiscono e ci stimolano, e meno dura, diciamo, la loro parabola, Allora, secondo perché te quant'è la durata media ormai di un leader politico nel panorama politico di oggi, da di noi o comunque nel oggi, mondo occidentale, diciamo? sì. Ma credo mediamente, diciamo, di consenso pieno siamo sui 3-4 anni, più o meno la parabola di Renzi. Poi ci sono delle eccezioni, però quelle eccezioni, tipo la Merkel, però quelle eccezioni sono nate prima e poi sono in sistemi ancora un po' diversi rispetto. Io credo che noi siamo molto simili come panorama agli Stati Uniti, alla Gran Bretagna, per certi versi alla Francia, forse un po' alla Spagna. Mentre Germania e Scandinavia sono ancora un po' diverse, in che senso un po' diverse? Che reggono ancora delle logiche, tra virgolette, novecentesche, che da noi sono state, diciamo, già cestinate. Però è vero pure che anche lì, che ne so, l'AfD cresce in Germania, i partiti nazionalisti crescono, in Islanda l'ultima elezione è stata vinta dal partito anti-immigrati. Insomma, ci sono comunque delle tendenze, globali da questo punto di Cioè, vista. alla fine ci sono delle tematiche populiste, pornopolitiche che il leader di turno deve, no? Deve agire, no? Che adesso Sono, proviamo a dire l'immigrazione, no? Che funziona dappertutto. Cioè, allora, tutte le tematiche mediatiche funzionano, quindi diciamo, se i temi chiave che utilizzano i giornali per fare titoli e pezzi e quindi per vendere diventano l'agenda chiave dell'opinione pubblica e quindi diventano l'agenda chiave di un leader follower, cioè di che parla l'Italia oggi di questo, io mi ci devo infilare e devo cercare di cavalcare quei temi, che spesso non sono minimamente le priorità vere di un Ah beh, paese. certo. Questo è interessante. Cioè, l'Italia oggettivamente ha delle priorità strutturali abbastanza note: il debito pubblico, la politica infrastrutturale, la politica energetica, noi ne importiamo il 70% da una vita, però queste La cose, crescita la economica, crescita che ferma, esatto, stiamo in però stagnazione, tutte mi queste, risulta anche oggi, cioè anche nell'ultimo sì, trimestre. certo. Vabbè. Però tutti questi temi che sono realmente prioritari non sono mediatici perché sono difficili da semplificare, sono appunto temi complessi, sono difficili, io sono il benetus del male, chi è il nemico delle politiche infrastrutturali è complicato, chi è il nemico Senti della Luigi, politica. ti ricordi durante il governo Monti, a livello mass mediatico, quello che succedeva, quello che successe?
Sì, però quella fu una, No, no, ma diciamo una. diciamolo, sintetizziamolo per chi ci ascolta e chi ci guarda. Cioè, durante il governo Monti ci fu quell'anno e mezzo in cui, no, il Loden, quindi la politica del Loden, il fatto che il paese dovevamo tutti stare uniti per uscire da quel momento di crisi, no? Eravamo sull'orlo del baratro, anche i media, anche i giornali, e quindi i quotidiani, i talk, ce n'erano meno allora di talk show in TV, ma anche i talk, no, erano comunque più sobri, e i giornali ogni giorno parlavano di una cosa nuova, ci spiegavano che cos'era il Nasdaq, ci spiegavano che cos'era quella parola lì che non mi viene in mente, dai, Lo aiutami, spread, lo lo spread. spread. Volevo vedere se che riflessi che c'è. Quello lo spread, ci spiegava, no, lo scambio commerciale, la bilancia commerciale, no? Come fu possibile? Che è successo dopo quel governo Monti a livello mass mediatico? E adesso quindi mass mediatico, ti chiedo di farmi una breve disamina, una porno disamina, quindi breve per forza, no? Perché ciò che è porno è breve nella mia testa, non so se ho ragione. Ma secondo me lo capiamo bene cosa è successo dal dopo. Cioè, io ricordo che ho avuto una discussione in Campidoglio nei giorni in cui Monti decide di salire in politica, come piaceva dire a lui, Eh per sì, certo, distinguersi perché lui sale, dallo scendere in quell'altro politica. scendeva. Esatto. Con un noto giornalista italiano che poi si candidò, adesso non faccio il nome, ma ci si può arrivare, per scelta civica. E lui mi disse. Monti ha cambiato il paradigma, cioè diciamo, lui era convinto, dice, in Italia ormai la comunicazione è questa qui, è sobrietà, è dire le cose vere, Scusa Luigi, si e candidò ma non ce la fece, no, giusto? non ce la fece. Allora ho capito chi è. Vai. Ok. È un quiz per chi ci sta E guardando. Un giornalista che io si è candidato risposi, con scelta civica e che non fu eletto. So, questo. e io risposi, guarda, secondo me è un abbaglio, e lui dice, il futuro è Monti. Io dico, guarda, per me il futuro non è Monti, o meglio, poteva essere Monti se non avesse fatto scelta civica, perché diciamo a bocce ferme con tutte le forze politiche di quel momento in campo, probabilmente sarebbe stato un nuovo governo Monti. Ma Monti appunto era percepito, e lui mi chiese qual è il futuro secondo te. Io ho sentito da poco Renzi in TV, ho detto secondo me il futuro è Renzi, e lui commentò dicendo ma quello è un cialtrone, e io ho detto vedrai che vi farà le scarpe, tra virgolette. E poi è andata come è andata, adesso non voglio prendermi meriti predittivi, però Monti è stato vissuto e percepito come un dottor House, diciamo, a cui abbiamo delegato la cura del malato. Va bene a tutti, a noi, ai partiti che hanno votato praticamente tutto, e ai giornalisti, alla stampa professionistica, sotto quella, diciamo, versione lì. Quando Monti decide di fare altro, e quindi perché anche quella è stata un'illusione ottica, dice, caspita, ho tutta l'Italia ai miei piedi, la stampa è con me, i partiti mi votano tutto, forse se faccio un partito è fatta. E no, perché poi cambi completamente. Aspetta, aspetta, perché ho scaricato. Nel frattempo scaricavo un'immagine dal web. Ora tu non la vedi. Non la vedi, è questa? No. Tu non la vedi. Dove l'ho messa? Eccola qui. Eccola, la metto. Ed è Monti con il cagnolino Sì. empty. Ti ricordi quando? Io mi ricordo perché in questo momento, da Dario Bignardi alle invasioni barbariche sulla 7, secondo me iniziò proprio la discesa. Alla discesa proprio del consenso di Monti, quando pare Barbara Bignardi pare a tradimento, gli mise in braccio il cane Empty, che lui chiamò, credo, Empty, insomma, Empi, credo. Empty, Empi da empatia. Empty, Tieni presente che io lo Empty. proietto a lezione questo. Ma Scusa. io vado perché devo venire alle tue lezioni. Lo proietto per dimostrare una cosa, che lì ci fu un errore. Allora, secondo me non è stato, diciamo, un'improvvisazione. Era evidente che Monti, rispetto agli altri candidati leader, avesse un problema di appunto empatia col popolo, ma per ovvie ragioni Monti era percepito appunto come il medico inflessibile esperto che doveva curare i nostri mali. Nel momento in cui ti candidi e provi a trasformare quell'immagine, però è chiaro, devi stare attento a non distruggere l'autenticità percepita, come la chiamo io. Cioè, per noi Monti era quello. Ti ricordi Crozza come lo imitava, come un robot? Sì. Il Monti robot, no? Abbiamo ridotto il debito, ecco quella roba lì. Ma lo fai benissimo, tra l'altro. Ora, sì, grazie.
Chiaramente trasformare il Monty Robot in Berlusconi col cagnolino in mano, con l'agnello in mano, come c'è una durante quella puntata si vede anche quello, non è facile perché da Berlusconi l'elettore medio se l'aspetta, da Monty no. E allora fu spiazzante, no? Fu un Fu tradimento quasi, vero? un tradimento perché ognuno di noi interpreta questi leader sulla base di archetipi, diciamo. Per noi Monty era il medico curante, appunto, il saggio, non lo so. Non lo puoi trasformare in Ma qualcos'altro. quella lì è stato un grave errore da parte del suo spin doctor, da parte Sì, del suo staff è di stato comunicazione, cioè fallelloristico, diciamo. una cialtronata. Io amo definire cialtronate, no? Le cose fatte un po' improvvisate, perché se tu che sei stato, e potresti tornare a essere spin doctor, no? Ma alcuni spin doctor sono cialtroni. Che Beh, domanda Sartori. brutta, perché tanto ti costringo a parlare di gente che magari tu conosci. No, Io beh, no, non li conosco. Sartori ne fanno, ne ho fatti anch'io, insomma, anche perché purtroppo, come dire, l'idea da fuori è che sia un mondo molto regolato e ordinato, per cui c'è questo cervellone che dà le sue direttive, c'è uno staff perfetto che le segue, il politico che è sempre pronto a eseguirle. No, ovviamente no, è la situazione è molto più complessa sia dal punto di vista umano, sia dal punto di vista dei tempi, no? Tu spesso agisci in emergenza, specie in campagna elettorale, quindi tutta questa grande pianificazione poi va spesso a farsi friggere. E allora sì, di errori, non lo so se definirli cialtroni, ma sicuramente sbagliano come tutti, talvolta gli errori sono irreversibili, questo è chiaro. Comunque, tornando su quella foto di Mario Monti con il cane Empty, no? Che credo stesse appunto, come hai detto, per empatia, perché tutti dicevano ti manca l'empatia, e lui invece si fece trovare col cane dalla Bignardi. Quella roba lì a me rimase impressa perché mi dimostrò plasticamente a tutti come il populismo, ovvero la pornopolitica, mangiava tutti. E da lì ho capito che tutti sarebbero stati infettati dal populismo e dalla pornopolitica. E è successo poi, no? Sì, ma io sempre per citare, diciamo, cose che trasmetto ai miei studenti, consiglio a tutti di vedere un video di Margaret Thatcher, lo trovate su YouTube, più o meno il titolo è I Don't Jump, io non salto, perché in quel video, credo degli primi anni 80, c'è una giornalista svedese, giovane, doveva farle un'intervista e dice... Alla presidente Thatcher dice: però prima di iniziare l'intervista le chiedo solo di fare una cosa, di alzarsi e fare un piccolo saltello e poi si risiede. E lei ovviamente risponde: non ci penso proprio. E parte una discussione molto interessante tra le due. E sono convinto che chiunque vede oggi quel video all'inizio simpatizza con la giornalista perché dice: ma perché sta Thatcher non vuole fare questa cosa normalissima che è alzarsi e fare un saltello e poi. Poi alla fine però la Thatcher, quando non ce la fa più, come dire, si apre e dice: io lo so cosa vuoi dimostrare con questo saltello. Tu vuoi dimostrare che io sono popular, lei usa proprio questo termine, e quindi sono come la gente che mi guarda. Dice: ma io non sono come loro, loro mi hanno votato perché io faccia altro. Madonna Ricordo la Luigi, Thatcher. io mi sto commuovendo, ti giuro. Ricordo la Thatcher ha tagliato, tra le altre cose, 300.000 dipendenti pubblici, quindi altro che popular. Ha fatto scelte molto appunto impopolari e lei ha chiuso praticamente la discussione dicendo: io non voglio perdere il rispetto e la reputazione dei miei elettori. Con un saltello, oggi nessuno penserebbe a una cosa del genere, che con un saltello perdi la reputazione. Guarda, Però lei l'aveva capito. tu hai introdotto con questo aneddoto che è veramente commovente, signori miei, signori e signore, come si usa dire oggi, no? Per le pari opportunità, giustamente. Se amate la politica, questo aneddoto non può che farvi commuovere. Tu praticamente apri una cosa cioè, per la quale potremmo parlare, veramente continuare a parlare per un'altra ora. In realtà io, sai, cerco di rimanere sempre nei 30 minuti circa, però un'ultima domanda te la voglio fare. Margaret Thatcher, quindi Bettino Craxi, no? Diciamo quasi Coevi, quasi, no? Mi sa che lei arriva un po' prima, no? Poco prima, sì. Poco Oddio, prima, comunque insomma. poco prima a capo del governo, ma insomma erano coevi politicamente. No, Coevi, sì. Oh, si può dire che la prima repubblica potesse
escludere il populismo. E in epoca di Prima Repubblica il populismo in realtà era visto come quello che in realtà, a mio giudizio, è, cioè una brutta malattia della quale vergognarsi. Diciamo sì, anche se negli anni Ottanta già diciamo, qualche affaccio c'era probabilmente, però non dobbiamo ragionare in termini di quelli che sono meglio e questi sono peggio, dobbiamo ragionare in termini sistemici. Cioè, allora potevi farne a meno, perché appunto il rapporto tra politica, media e opinione pubblica era diverso, no? Il voto era un voto fedele, si votava fondamentalmente un'ideologia, una serie di valori. C'erano i partiti chiesa, come li chiamava Alberoni, cioè partiti appunto strutturatissimi, partiti di massa che non esistono più. I leader contavano meno dei partiti, quindi si votava più che altro un simbolo e non una faccia, una storia, una biografia. E quindi in Italia, come altrove, il populismo era meno potente. Chiaramente, più la politica diventa mediatizzata, più automaticamente, più ovviamente i partiti di un tempo non spariscono. Più il populismo prende piede. È proprio, diciamo, una tattica conveniente nello scenario sistemico di oggi, questa è la verità. Questa è la verità, va bene, io ti ringrazio, mi prometti che torni? Perché Certo, quando vuoi. cioè, io quando inizio a parlare con te andrei avanti 2 ore, insomma. Ti Va ringrazio, bene. ricordo il libro di Luigi Di Gregorio, Demopatia, sintomi, diagnosi e terapie del malessere democratico, Rubbettino editore, sappiate che Luigi Di Gregorio continua il suo tour di presentazioni, hai fatto circa 40 presentazioni ad oggi. Sì, la Il libro è uscito quando? Un anno prossima, fa? No, 8 mesi il fa? libro è uscito ad aprile 2019, Ah, quindi 10 mesi fa, dieci la mesi fa. Oh, prossima è a Milano in un'agenzia di pubblicità, tanto per diciamo, rimanere in tema. perché tu le presentazioni le fai presso università, luoghi pubblici, scuole di specializzazione, master di secondo, insomma, Ma roba diciamo che seria. la fortuna è che il libro, essendo uno spaccato macro della società e non solo della politica, si presta a tanti tipi di presentazioni, anche in agenzie di lobby, in agenzie di pubblicità, in grandi aziende. Però una cosa interessante, una proposta che mi è arrivata ieri molto carina è di farne una itinerante in un pullman Gran Turismo, poi vi racconterò i dettagli. Che cos'è? Ma basta. Il libro con le pentole, no. Non, No, no, no. no, è un pullman che dovrebbe toccare alcune tappe da un punto di vista politico molto simboliche, e quindi ogni volta poi commentare, diciamo, seguendo il libro. Ah, da un capitolo di Luigi Di Gregorio alla vostra destra, no? Tipo, no? Esatto, una cosa del genere. Mi è stata proposta ieri sera, mi è Alla vostra piaciuta. sinistra potete vedere, fantastico. Va bene. Allora, io ti ringrazio, spero a prestissimo, in bocca al lupo per tutto, per il tuo libro, questo, ma anche per il prossimo che scriverai, perché tanto te credo che fra un pochino ti rimetti a scrivere qualcos'altro. E Viva. ci vediamo insomma presto, presto, o via streaming come appunto facciamo sovente, o anche di persona, vediamoci anche di persona lui, dai. Non possiamo continuare a vederci solamente così. Come fantasmi virtuali. In bocca al lupo a pornopolitica, soprattutto. Grazie, grazie Crepi, un abbraccio. Oh, io vi Ciao. ricordo questa puntata la potete vedere è sulla pagina Facebook Enrico Pazzi Blog Roma, ora è in diretta, adesso è in diretta, ma la trovate poi chiaramente in differita. O su Twitter, chiocciola Enrico Pazzi, invece è il mio contatto Twitter, Instagram è Pazzi, il mio contatto Instagram. Potete vedere questa puntata sul canale YouTube Enrico Pazzi, la potete ascoltare in podcast su Podcast Apple, Spotify, Deezer, Spreaker, digitate pornopolitica e vi compare il mio talk. E quindi ci saranno già le prime 2 puntate, ci sarà questa terza da qui a brevissimo. Io vi saluto, vi ringrazio. Se vi è piaciuto, condividete, come si suol dire no, in questi casi, ascoltate i podcast, ascoltate. Guardate il video su Facebook e su YouTube,
Io vi ringrazio e alla prossima puntata di Porno Politica, che dovrebbe essere orientativamente sabato prossimo, ma seguite la mia pagina Enrico Pazzi Blog Roma, insomma saprete quando sarà programmata, ma comunque più o meno sabato prossimo. Un abbraccio e ciao!